Ciao a tutti, oggi voglio rispondere al video tag che si chiama Best of Skincare, quindi parliamo del tema che mi interessa tantissimo e so che interessa tante di voi. Questo è un tag che è stato proposto su YouTube italiano da Federica F. Proprio ieri l'ho visto fare anche da Selvaggia, che saluto tantissimo, e quindi ho deciso di rispondere anch'io. Ci sono 12 domande, cominciamo subito. Allora, domanda numero 1, il mio tipo di pelle. Allora, la mia è la tipica pelle mista, quindi è una pelle con la zona T che tende a lucidarsi durante il giorno, però ho delle zone del viso, soprattutto d'inverno, che diventano più secche e quindi sono visibili anche delle pellicine sul viso. Quindi è una pelle piuttosto problematica per quanto riguarda la cura, perché avrei bisogno di utilizzare diversi prodotti, quindi sia quelli opacizzanti, purificanti, sia quelli idratanti. La mia pelle si comporta negli ultimi anni, diciamo, abbastanza bene, però quando non mi prendo cura della parte, diciamo, purificante e non utilizzo i prodotti adatti alla mia pelle per una settimana o due, tende a presentare delle imperfezioni, pori dilatati, punti neri, eccetera. La mia pelle non è sensibile, ma è molto sottile. Ciò significa che mi basta un piccolo brufolo o magari un piccolo taglio e mi rimangono delle macchie e poi delle cicatrici, quindi questa è una parte diciamo piuttosto difficile, ecco, per quanto mi riguarda. Domanda numero 2, dove tengo i miei prodotti per la skincare? Di solito li tengo in bagno, però ovviamente viaggiando tantissimo spesso li porto con me, quindi li tengo nel mio beauty. Ho diverse confezioni, diciamo da 10, 20, 30 ml, dove magari viaggiando porto un po' del mio prodotto preferito appunto in queste confezioni per non portare la full size. Numero 3, il mio ingrediente preferito. Devo dire che negli ultimi mesi il mio ingrediente preferito è diventato acido glicolico. Questo è un acido che ho provato ormai in diversi prodotti e ho visto che sulla mia pelle funziona benissimo, ha un effetto soprattutto anti-age, ma mi aiuta anche a schiarire le macchie. Però allo stesso tempo vedo che la mia pelle reagisce molto bene, non mi ha mai dato nessun fastidio, nessuna reazione allergica. L'ho provato soprattutto nei prodotti della linea glicolica, appunto all'acido glicolico di Alchemilla, però ho visto che anche nei prodotti dove si trova naturalmente, fra virgolette, come per esempio nei prodotti con la bava di lumaca, comunque la mia pelle reagisce molto bene. Quindi questo, diciamo, è l'ingrediente chicca per quanto mi riguarda degli ultimi mesi. Numero 4, il mio prodotto più costoso. Allora, io devo dire che non spendo tantissimi soldi per i prodotti che utilizzo. Di solito i miei prodotti per la skincare non superano 20 euro. Anche se sono disposta a spendere molto di più per la skincare che per il make-up, per esempio, però il prodotto probabilmente più costoso per la skincare che sto utilizzando in questo momento è un prodotto che non ho comprato, ma che mi è stato regalato, ed è il prodotto che ho ricevuto da Chicca, dal canale Chicche di Chicca, che saluto e ringrazio tanto, ed è un sample davvero enorme del siero esfoliante di Purofi. Questo è un prodotto che io volevo provare da anni ormai. Lo sto utilizzando ogni giorno e devo dire che mi sta piacendo tantissimo, quindi questo è sicuramente il prodotto che andrò a comprare una volta finito il sample di Chicca, appunto. E questo siero, se mi ricordo bene, costa intorno ai 39 euro, quindi non è un prodotto economico, però dura davvero per tantissimo tempo, quindi ne vale la pena. E poi soprattutto l'effetto sulla pelle, quindi quell'effetto esfoliante ma molto delicato, quindi un prodotto che va benissimo se lo volete utilizzare tutti i giorni. Ecco, quell'effetto mi piace tanto, davvero. Numero 5, il mio prodotto meno caro ma che rende meglio. In questo caso dovrei dire il contorno occhi di Nakomi, il contorno occhi Allargan, di cui mi avete sentito parlare tantissimo. So che, considerando il prezzo in Italia, non è assolutamente un prodotto economico, ma io infatti lo prendo sempre in Polonia, dove costa molto meno. E niente, è il miglior contorno occhi che io abbia mai provato. Ve lo dico sempre, ma è così. Ha una parte
ha quell'aspetto idratante che mi piace per utilizzarlo soprattutto al mattino sotto il make-up, ma allo stesso tempo ha un effetto tensore, lifting, anti-age, quindi mi aiuta anche a combattere e contrastare i segni di tempo e soprattutto le E borse. niente, se avete la possibilità di provarlo, io vi consiglio di acquistarlo appunto anche con il prezzo italiano perché secondo me vale la pena. Ok, numero 6. Accessori per la skincare che aiutano la mia routine. Allora, io devo dire che non ho trovato per ora un accessorio fantastico che mi abbia cambiato la vita. È anche vero che non ho utilizzato, non ho provato tantissimi prodotti. Per esempio, non ho mai provato nessun aggeggio simile a Clarisonic. Quindi né Clarisonic né Foreo. Ho provato invece altri accessori che non mi hanno fatto impazzire, come per esempio la Konjac Sponge di Kiko, come la spazzola manuale sempre di Kiko. Quindi ecco, ho provato i pannetti struccanti di Humankind, però ecco, mi sono piaciuti, però nessuno, diciamo, mi ha rubato il cuore ed è rimasto a lungo termine, diciamo, nella mia skin routine. L'ultima scoperta è sicuramente il guanto struccante di Glove, che devo dire funziona. Lo sto utilizzando da poco, quindi devo ancora vedere appunto se continuerò ad utilizzarlo poi nel tempo, però per ora mi sta piacendo tantissimo, quindi per ora l'accessorio che vi voglio consigliare, che fa parte della mia skincare routine, è questo. Domanda numero 7, la mia miglior maschera. Allora, per quanto riguarda le maschere, diciamo che la maschera che utilizzo più frequentemente, se dovessi scegliere proprio una, sarebbe sicuramente quella, è una maschera di Catie all'argilla verde, perché è la maschera che mi aiuta a tenere la mia pelle molto pulita. Però la mia maschera preferita del momento è assolutamente il Kapow Coffee di Lush, che rende la mia pelle anche qui molto più pulita ma anche più luminosa. Ha questo profumo di caffè che all'inizio non mi faceva impazzire, ora mi piace tantissimo. E quindi sì, questa decisamente è la maschera preferita del momento. Poi domanda numero 8, il mio miglior prodotto multiuso. Qui probabilmente dovrei menzionare l'olio di jojoba, che non sto utilizzando in questo momento, ma che ho utilizzato per diverso tempo. È effettivamente un multiuso perché è uno di quei oli leggeri, quindi un olio che è adatto a tutti i tipi di pelle, anche la pelle mista e grassa, ma allo stesso tempo è molto idratante, molto nutriente e aiuta effettivamente a curare praticamente tutto il corpo, quindi io l'ho utilizzato come impacco per shampoo sui capelli prima di lavare i capelli in piccolissime quantità come un olio da trattamento, diciamo, sulle punte anche sui capelli asciutti. L'ho utilizzato come prodotto per struccare il viso, l'ho utilizzato al posto di una crema sulla pelle umida, appunto, come il prodotto trattamento per il viso, l'ho utilizzato sul contorno occhi, va benissimo. L'ho utilizzato su tutto il corpo, sulla pelle umida, al posto della crema corpo. Insomma, è un prodotto davvero multiuso, che mi piace tantissimo, non mi ha mai creato nessun tipo di problema e penso che sia uno di quei prodotti che vale la pena tenere sempre in casa perché non si sa mai e ci può sostituire effettivamente tantissimi altri prodotti. Ok, numero 9, il mio marchio preferito. Qui devo assolutamente menzionare due brand. Allora, per quanto riguarda il mercato italiano, qui devo assolutamente menzionare Alchemilla. È un brand che propone più prodotti che ho provato e che mi sono piaciuti. Adoro i loro detergenti delicati, soprattutto quello Alte Bianco. Adoro il loro shampoo e le maschere. Mi piacciono i loro prodotti per la cura del viso, adoro la loro acqua micellare, soprattutto quella alle rose, adoro tutta la linea glicolica, quindi ecco, sicuramente Alchemilla. Per quanto invece riguarda i brand all'estero, assolutamente Dr. Hauschka, quindi un brand tedesco.
È un brand che non mi ha mai deluso per quanto riguarda i loro prodotti, adoro soprattutto i loro tonici, quindi le lozioni, come le chiamano loro, sia purificante che tonificante. Amo alla follia il loro olio riequilibrante per la pelle mista, è assolutamente perfetto. Adoro la loro maschera rivitalizzante, quei set di diversi prodotti in versione mini Italia che potete utilizzare. Insomma, il latte detergente, che è uno dei miei preferiti in assoluto, è assolutamente il brand che adoro, e infatti penso che fra qualche mese farò un altro ordine sul sito di Soda Apotheke per prendere altri prodotti. Ok, domanda numero 10. Il mio trattamento localizzato per i brufoli. Allora, qui il prodotto che non può mai mancare è sicuramente olio di tea tree, che vado ad utilizzare appunto direttamente sul brufolo. Mi piace utilizzarlo soprattutto per i primi giorni, diciamo, per curare il brufolo, perché mi sono resa conto che utilizzandolo per troppi giorni tende poi, almeno su di me, a seccare la pelle intorno al brufolo, e quindi il risultato non è neanche bello da vedere. Ma nei primi giorni è assolutamente un prodotto top. Poi invece, per non andare a seccare troppo la pelle, quindi per andare a reidratarla, ma allo stesso tempo per continuare a trattare diciamo la zona problematica, mi piace utilizzare qualche tipo di crema. Per esempio, in questo periodo sto utilizzando la crema di Alverde, la SOS, che mi sta piacendo tantissimo. Quindi l'olio di tea tree, l'olio essenziale di tea tree, e poi qualche crema sempre curativa, però idratante allo stesso tempo. Poi numero 11, il passaggio skincare che preferisco. Qui devo dire è assolutamente lo struccaggio. Anche se a volte sono molto stanca, magari non ho voglia di cominciare tutto il processo, ma la sensazione che sento quando mi strucco è assolutamente il top. Mi piace proprio togliere tutta la giornata, diciamo, dal viso, tutte le impurità, tutto il trucco. Mi piace la sensazione che la mia pelle finalmente respira, anche se io non faccio mai trucchi troppo pesanti, utilizzo comunque i fondotinta naturali, quindi la pelle respira durante il giorno, però la sensazione che ho dopo averla struccata è assolutamente fantastica, quindi decisamente struccaggio. L'ultima domanda, la mia skincare wish list. Qui ovviamente se dovessi menzionare tutti i prodotti finirei domani, però ci sono diciamo alcuni prodotti, quelle chicche che voglio assolutamente provare nei prossimi mesi. Sicuramente la maschera al miele di Manuka di Antipodis, è una maschera di cui ho sentito parlare benissimo da tantissime persone. So che il miele di Manuka in sé è un prodotto, è un ingrediente fantastico, molto curativo, sia per la pelle che per il corpo, quindi assolutamente la voglio provare. Voglio provare sicuramente il polvere di perla, di cui ho sentito parlare benissimo, soprattutto da Sonia, Sonia Flavor 82, perché sembra che sia davvero un prodotto magico quasi, quindi la voglio provare. E vorrei anche provare l'olio di Melvita, quello con una confezione, l'olio corpo con una confezione rosa. Non mi ricordo esattamente quali siano gli ingredienti principali all'interno, ma mi ricordo di averlo annusato una volta ad Altigotà. E sono rimasta wow, cioè ha una profumazione troppo troppo buona. In più sembra che sia quasi un olio secco. Sì, l'unica cosa è il prezzo, perché è un prodotto davvero molto costoso, però ecco, è un prodotto sulla mia wishlist. Queste erano tutte le domande del tag, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete voglia rispondetemi sotto ad alcune o a tutte le domande del tag, e se volete farlo anche sui vostri canali, sentitevi tutte taggate da parte mia. E io vi auguro una bellissima giornata e ci vediamo presto. Ciao!